tema in tanti paesi e in tanti dibattiti. In questo momento io sono nell'Università del Michigan, sono professore nel Center for Europe dell'Università del Michigan e saluto tutti quelli che sono connessi. Buonasera in Spagna e in Italia, dove è ubicata la maggior parte dei nostri ascoltatori. E introduco oggi un ciclo di tre conferenze che ho scelto perché io credo che facciano parte, da un lato, di un dibattito politico, ma anche storiografico importante, e fanno parte anche del programma dei centri dei licei, degli studi, scusate, della scuola secondaria. E a volte sì, se ne parla molto, e cominciando con la guerra civile spagnola, dobbiamo continuare a far conoscere le sintesi che però devono essere rigorose, ma allo stesso tempo devono essere in qualche modo attraenti per tutte quelle persone che si avvicinano alla storia senza tante conoscenze, e anche per i ricercatori, però per gli storici, che attraverso quello che io introdurrò oggi potranno anche creare una sorta di dibattito. Quello che farò fondamentalmente è spiegare perché la guerra civile è stata la conseguenza di un colpo di Stato, che è un tema importante quando parliamo dell'origine delle guerre civili, in questo caso specifico della spagnola. Poi introdurrò gli aspetti più importanti che credo che in 40-45 minuti chiaramente tutti dovreste conoscere. Ovviamente ci sono ottime introduzioni in vari libri. Io ho mandato una bibliografia di alcuni libri basilari, l'Istituto Cervantes chiaramente potrà darvi questa bibliografia in modo che chi è più interessato possa approfondire e possa avere questi spunti di approfondimento. E quindi avrò, come vi dicevo, farò così, come il colpo di Stato ha provocato una revisione in due zone della Spagna. La Spagna divisa in due, così la chiamo, non è solo divisa in due zone, poi lo vedremo. E come tutto ciò genera una violenza, una disumanizzazione dell'altro, e ha sostituito in qualche modo la politica con le armi. E come questa guerra che inizia con un colpo di Stato, che inizia quindi con una forma interna, diventa poi internazionale, si internazionalizza in uno scenario internazionale dove c'era già presente Stalin, Hitler, Mussolini, ed era impossibile ridurre un conflitto civile chiaramente a una sola nazione, con queste frontiere di una sola nazione, di un solo Stato. Parlerò poi delle due zone, dello sviluppo politico, delle varie differenze fra le due parti, le due zone, e concluderò dicendo perché Franco poi ha vinto la guerra, con un epilogo de dedicato alle memorie e alla memoria e ai dibattiti politici, agli usi politici che chiaramente sono conseguenza di tutta la guerra, di tutti questi avvenimenti. Innanzitutto, quello che voglio dire è che la storia, per molto che possiamo ridurla o sintetizzarla, deve essere sempre incentrata su personaggi, su persone, sull'elite, sì, sui dirigenti, ma anche deve essere rivolta a quelle persone che chiamiamo gruppi ordinari, dove è difficile avere fonti o informazioni. Quindi introdurre in qualche modo persone, attori, protagonisti in carne ed ossa, io credo che sia un elemento fondamentale quando parliamo di storia, e io ho sempre difeso che è impossibile affrontare la guerra civile o guerre civili nella storia utilizzando solo i documenti ufficiali dei grandi avvenimenti. E come ho già detto molte volte, abbiamo bisogno di far entrare anche nei licei, andare dal macro al micro e andare ad approfondire anche aspetti che non sono mai stati ricercati, mai studiati. E in terzo ordine, non c'è un conflitto come una guerra civile in Europa nel secolo XX che non abbia, che non si possa paragonare, comparare. E infine, al di là di tutto quello che dirò, ci sono chiaramente le mie ricerche, ma ci sono anche moltissime ricerche di altri studenti, di colleghi meravigliosi, di professori che hanno ricercato moltissimo, e quindi
chiaramente io ho usufruito di tutti questi colleghi, studenti, ricercatori. Chiaramente questo che voglio dire è che quando noi scriviamo un libro lo mettiamo, i ringraziamenti, però quello che voglio dire adesso in questi 40-45 minuti è che io ringrazio tutte le persone che hanno chiaramente ricercato. E questa cosa la voglio sottolineare. Quando introduciamo questo tipo di ricerche, stiamo anche avvisando la gente che l'ignoranza e il disprezzo della conoscenza rappresentano un elemento fondamentale quando parliamo di attacchi ideologici e che ci sono ancora anche adesso di fronte alla storia, rispetto alla storia. Quindi è molto importante continuare con questo tipo di ricerche. Adesso iniziamo un po' ad andare al cuore. Quindi nel 1936 c'è una sollevazione militare contro la Seconda Repubblica, costituita nel 1931, ed inizia così un processo di conquista del potere attraverso l'uso delle armi e della violenza. Questo colpo di Stato non aveva raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, cioè il potere centrale a Madrid, per poter fare finire il governo repubblicano e distruggere e far cadere tutte le attività sindacali, politiche, repubblicane che si erano sviluppate in Spagna sin dal 1931. Non riuscì quindi a raggiungere subito gli obiettivi perché ci fu una resistenza significativa e importante sia da parte dell'esercito, delle forze armate, della Guardia Civile, delle alte cariche anche, e anche di tutte le persone che presero le armi. E poiché non riuscì a conquistare subito il potere e la Repubblica riuscì in qualche modo all'inizio a sconfiggere i golpisti, si è aperto un processo di colpo di Stato che sfocia nella strada del 1936, chiaramente sfocia in una vera e propria guerra civile, sia per l'azione internazionale che per le posizioni che prendono i gruppi armati in lotta. Già il fatto che c'è un colpo di Stato che provoca una guerra civile ci parla già di due aspetti molto importanti. Innanzitutto, il colpo di Stato è un sollevamento militare, una sollevazione militare per cambiare il destino delle società. Non era una cosa così comune poi nell'Europa di quell'epoca. Invece era comune arrivare al potere attraverso processi di mobilitazione importanti e i fascisti fondamentalmente, pensiamo all'Italia, hanno consolidato e poi dopo in Germania con i nazisti, o era comune che in un momento specifico ci fosse un'invasione straniera o la divisione, per esempio, di forze armate in determinati paesi e che quindi con i conseguenti conflitti armati. Quindi studiare la guerra civile significa studiare anche la peculiarità che significa avere un esercito che interviene nella politica e che si solleva di fronte al potere costituito e in qualche maniera sta mettendo in discussione l'ordine sociale, l'ordine politico, l'ordine culturale che in qualche modo erano state stabilite dalle élite della società spagnola prima del 1931 e che la Repubblica aveva solo iniziato a mettere in discussione. È un elemento importante perché salvo la Grecia non vedremo processi di questo tipo di sollevazioni militari, di interventi sistematica di militari e nella politica. E la seconda cosa importante è che tutti questi movimenti controrivoluzionari, ultradestra, fascisti che sorgono in Europa e che pochino alla volta vanno a liquidare tutte le repubbliche democratiche, tutti questi movimenti sono potuti arrivare al potere perché di fatto non hanno avuto una resistenza, l'hanno distrutta completamente sin dall'inizio. Poiché questo non è successo in Spagna nel luglio del 30, si è aperta chiaramente una lotta armata, un confronto armato. E tutto ciò ci porta a un'altra conclusione anche, una cosa molto importante. La prima, non furono solamente i militari quelli che si sollevarono, ma c'erano veri e propri settori dell'esercito che hanno appoggiato l'ordine costituito. Senza essi, il topos, l'aspetto che il fatto che la resistenza popolare ha contrastato il golpe non si può sostenere perché chiaramente c'è stata anche una partecipazione a favore della Repubblica di gruppi della polizia, della Guardia Civile, delle istituzioni armate. Questo è importante. E
è molto importante, è chiaro e ovvio che c'è una forte resistenza popolare per tutto quello che la Repubblica aveva rappresentato. Però se non capiamo questo, non possiamo capire perché c'è stata una guerra civile nel 1936, o inizia, esatto, nel 1936. Quelle persone che credono che la guerra civile è il risultato di conflitti, lotte interne, una DNA della società spagnola che si riferiva alle guerre carliste, che era una sorta, diciamo, di marco di identità della storia della Spagna, non capirà niente e lo continua a ripetere, ce lo continuano a dire anche forse in qualche modo. Questo cliché si continua a ripetere, questo luogo comune, questo cliché. Però vi voglio presentare solo due fatti che erano molto semplici in quel momento. Innanzitutto, il golpe di Stato non aveva trionfato, non c'era mai, se avesse trionfato il colpo di Stato, non ci sarebbe mai stata una guerra civile e tutta quella violenza. E tutta quella gente che dice che in Spagna l'unico sbocco era una guerra civile inevitabile, sta prospettando quello che già conosce, ma non quello che sarebbe potuto succedere se il golpe avesse avuto successo. E il secondo fatto è che se si fosse prodotta una sconfitta da parte della Repubblica contro gli insorti, tutto ciò avrebbe aperto prima o poi, non in maniera molto, molto, molto lunga durata, ma di nuovo. Questo è il primo punto che mi piacerebbe tracciare. Chi stava con le persone, con gli insorti in quei momenti che questo processo inizia? Stalin, chiaramente, scusate, l'esercito africano, ovviamente l'esercito stanziato in Africa che vuole far passare le truppe nella penisola. C'è un gruppo consistente di classi, di gente, di persone, sia sotto questo ombrello del cattolicesimo, quindi cattolichi fascistizzati, monarchici radicalizzati verso il fascismo, che hanno difeso la distruzione della Repubblica, quindi con le armi. E ci sono anche settori sociali molto ampi che hanno appoggiato non solo i settori dominanti, ma anche settori che Juan José Castillo ha chiamato tempo fa proprietari molto poveri. Quindi strati sociali, contadini, piccoli proprietari, infimi proprietari che sono sotto questo ombrello ideologico del cattolicesimo e appoggiano la sollevazione e reclutano migliaia, decine di migliaia di questi proprietari, di questi piccoli proprietari, per esempio in Castiglia e Aragona, una parte del nord spagnolo, e invece in co contrari ci stanno chiaramente tutta la maggior parte del governo legalmente costituito, repubblicani, socialisti, anarchici. E questa è una peculiarità. C'è un gruppo considerevole in Spagna orientato verso l'anarchia che nel momento in cui inizia a verificarsi questa rottura con il governo repubblicano che poi ha provocato la sollevazione, difendono non più una repubblica, ma una rivoluzione sociale. Quindi il colpo di Stato genera da un lato un tentativo radicalizzato, militarizzato, violento e che ha legami con il fascismo internazionale per far cadere la repubblica e dall'altro lato un movimento rivoluzionario che parte dal basso e che chiaramente a cui partecipano anche socialisti, comunisti, che è un gruppo minoritario, ma fondamentalmente socialisti ed anarchici nelle grandi città dove il sollevamento militare è fallito. Non difendono già più la Repubblica perché in qualche modo è fallita anch'essa. Il colpo di Stato non l'ha fatta cadere, ma chiaramente ha ben scosso le fondamenta che difendono un processo rivoluzionario che parte dal basso. Questo è molto importante da capire, e soprattutto a due città dove si incentrerà tutto questo, Madrid, il sindacalismo, e Barcellona. E questo processo di apertura di un conflitto armato provocato da un colpo di Stato diventa subito in un processo di violenza scatenata in una maniera indiscriminata e anche in una maniera discriminata, poi lo vedremo, che non ha precedenti prima del 18 luglio, per quanto si possa dire,
chiaramente si era detto che c'erano state insurrezioni, chiaramente c'erano state insurrezioni anarchiche, però sempre erano state represse dalle forze dell'ordine. Il colpo di Stato, invece, il golpe chiaramente provoca un processo violento e di disumanizzazione dell'avversario, e sin dall'inizio chi appoggia il golpe vogliono eliminare i propri nemici politici, di classe, ideologici, culturali, e tutto ciò chiaramente provoca, nei luoghi dove fallisce il colpo di Stato, provoca un processo rivoluzionario, violento, di fronte agli insorti, di fronte agli elite e agli agenti dell'ordine, rispetto alla Chiesa Cattolica, rispetto al clero, e quindi in questo processo di grande violenza. E non stiamo parlando di una violenza che viene scatenata in maniera spontanea o attraverso quel DNA di cui si parlava prima, o quei segni di identità di guerra civile in Spagna, ma nel momento in cui si apre il processo, in cui la politica è sostituita dalle armi, la violenza chiaramente potrà avere una spiegazione in tutto quello che erano le assi di dibattito politico, culturale ed economico, sociale, che aveva aperto in qualche modo la Repubblica. Quindi, a partire del luglio del 1936, la violenza riflette in qualche modo i grandi punti di scontro e di confronto che la Repubblica aveva aperto apriva rispetto alla società tradizionale spagnola. Chiaramente, le due burocrazie più grandi, esercito e Chiesa, una ecclesiastica e l'altra militare, che in qualche modo bloccavano qualsiasi intento, scusate, tentativo di democratizzazione, di modernizzazione. Quindi è evidente che dopo il momento in cui il golpe chiaramente va avanti, la Chiesa e l'esercito, si può vedere, chiaramente svolgono un ruolo importantissimo rispetto a quello che consideravano il nemico. È chiarissimo anche, fra l'altro, che c'è un asse che è la terra. La Repubblica aveva organizzato, aveva prospettato un piano di grande riforma agraria che viene approvato nel 1932. La riforma agraria fu radicale in teoria, abbastanza invece meno radicale e più delicata nella pratica. Non, chiaramente non si era potuto sviluppare in molte situazioni fino al 1936, ma la terra era un oggetto di dibattito profondo, e la società spagnola, fondamentalmente in Castiglia-La Mancia, in Estremadura e in Andalusia, era un elemento forte, ma anche nel nord di Spagna, dove i piccoli proprietari sentivano chiaramente un grosso peso rispetto al discorso della distribuzione della terra, che chiaramente la riforma agraria aveva aperto anche in queste zone. Quindi la terra, elemento fondamentale, poi la cultura, l'educazione, monopolizzata di fatto fino a quel momento dalla Chiesa, e la Repubblica apre in qualche modo un processo in cui evidentemente la Chiesa viene fuori, danneggiata dal punto di vista, diciamo, di questo monopolio. C'è un quarto asse, sono tutte le riforme sociali molto profonde, che iniziano con il Ministero del Lavoro e che colpiscono le classi lavoratrici, coinvolgono le classi lavoratrici, le condizioni delle classi lavoratrici. Quindi, se mettiamo insieme questi quattro elementi, vediamo come la violenza praticamente è orientata da questi stessi assi tematici, e dove viene sviluppata da un punto di vista dei golpisti, anche dal punto di vista di quelli che combattono il processo del golpe di sollevamento militare, e inizia anche una rivoluzione dal basso. È chiarissimo che questa violenza si sviluppò, si svolse durante tutta la guerra, ma ebbe un'intensità fortissima nel verano, scusate, nell'estate e nell'autunno del 1936. Abbiamo lavorato molto su questo tema negli ultimi anni, e in qualche modo siamo riusciti a dissotterrare una buona parte del passato che era in qualche modo occultato fino a poco tempo fa, e abbiamo scoperto repressione di genere, abbiamo scoperto violenza anticlericale, abbiamo scoperto violenza della Chiesa, violenza militare, antimilitare, violenza nazionalista, violenza rispetto ai nazionalismi periferici, per scoprire tutti questi elementi. E questo processo di violenza, chiaramente, che si organizzò sin dall'inizio,
fu accompagnato anche a una internazionalizzazione della guerra civile, questo sin dal primo momento. Nel momento in cui si scoppiò il colpo di Stato c'era, come dicevamo, un governo repubblicano in Spagna. Voglio chiarire, un governo repubblicano significa un governo solo di repubblicani, non c'erano socialisti, non è un governo del Fronte Popolare. Nella coalizione c'erano i repubblicani, i socialisti, i comunisti e anche gruppi che erano stati vicini agli anarchici col partito sindacalista di Pestagna, avevano vinto le elezioni, ma il governo era costituito solo dai repubblicani. Governo repubblicano presieduto da incredibile, non ricordo, no, Casares, sostituito poi da Giral. Dal punto di vista del governo repubblicano, sin dall'inizio si manda una carta a Blum, presidente della Repubblica Francese, e in questa lettera dice: siamo stati sorpresi da un colpo di Stato, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Agli inizi la Francia accetta di aiutare il governo spagnolo, però attraverso l'Inghilterra subito dice che non bisogna mischiarsi in un governo, in un conflitto interno, a parte che alcuni settori del Partito Radicale che al governo con Blum sin dall'inizio dice che non si devono appoggiare, che appunto la Francia supporti la causa repubblicana. Allo stesso momento Franco, che è passato al Nord Africa dalle Canarie attraverso persone chiaramente relazionate con il nazismo, chiede aiuto a Hitler e Mussolini. Quindi alla fine di luglio, l'Italia e la Germania avevano già dato l'appoggio per far passare le truppe dall'Africa, le truppe dell'esercito coloniale, dall'Africa fino alla penisola chiaramente. Si era prodotto anche allo stesso tempo un processo attraverso il quale la Francia, appena aveva visto che non potevano intervenire perché non intervenissero anche gli altri paesi, si è aperto un processo di non intervento. Alla fine di agosto erano state firmate da 28 paesi, tranne la Svizzera, che chiaramente non poteva partecipare in conflitti internazionali per la sostituzione. Quindi sin dall'inizio si è visto chiaramente che le potenze fasciste stavano aiutando la casa degli insorti, e sin dal primo momento si è visto che le potenze democratiche in qualche modo ostruivano o rendevano più difficile l'aiuto alla Repubblica. L'eccezione fu quella dell'Unione Sovietica, che però era in un altro mondo, aveva già una rivoluzione nel 1917 dopo la dinastia dei Romanov. Poi i bolscevichi avevano conquistato il potere, e quindi in questo processo di consolidamento della rivoluzione era comparso Stalin, era al potere negli anni 30, e l'Unione Sovietica, che agli inizi non partecipa, firma il trattato di non intervento come le altre potenze fasciste, però quando si rende conto che in realtà le potenze fasciste stanno intervenendo, inizia un processo di intervento nella guerra civile spagnola. Chiaro, intervento chiaro. Inizia tutto ciò, diciamo, verso gli inizi di ottobre. Si è iniziato a decretare, ad ordinare da parte dell'Unione Sovietica questo intervento. Alla fine, il trattato di intervento sottoscritto da tutte le potenze europee. Quindi abbiamo un panorama in cui si è creato un conflitto di una Spagna divisa attraverso un colpo di Stato internazionalizzato subito, in uno scenario in cui il fascismo chiaramente stava prendendo grandi poteri in Europa e l'Unione Sovietica era in qualche modo l'unico potere che aveva in qualche modo consolidato una rivoluzione in Europa. E quando è iniziata la guerra civile spagnola, di tutte le repubbliche che si erano formate a partire dal Portogallo,
tutte le repubbliche poi che erano state create con la sconfitta delle potenze centrali nella prima guerra mondiale, e la Spagna che aveva creato l'ultima repubblica nel 31 fino al 36, solo tre repubbliche erano in quel momento ancora non distrutte dai fascismi. Una, l'Austria, per esempio, che avrà chiaramente poi sarà invasa da Hitler e dall'esercito nazista, e praticamente distruggono l'Austria, distruggono la Repubblica Austriaca, che era in qualche modo in un processo di consolidamento. La seconda è la Cecoslovacchia, che resiste fino al patto di Monaco, e la terza è la Spagna. Quando nel 39 Franco vince la guerra, tutte le repubbliche, senza eccezione, forse l'Irlanda ha un processo diverso, ma tutte le repubbliche del continente europeo, dal Portogallo del 1910, che erano nate sviluppandosi dopo la prima guerra mondiale fino alla Repubblica Spagnola, erano state in qualche modo distrutte da forze militari di ultradestra o fasciste. Nessuna di esse si era potuta consolidare una rivoluzione alla bolscevica. Questo è un insegnamento chiarissimo che noi dovremmo comprendere fondamentalmente pensando in questo processo che vi sto spiegando. Quindi questa Spagna divisa in due, molto presto, chiaramente con sviluppi di estrema violenza, con una partecipazione di soggetti e di gruppi sociali significativi, poi delimiterò in qualche modo con una internazionalizzazione, come dicevo, che aveva in qualche modo ampliato ed esteso il conflitto a quelli che io ho chiamato in alcune occasioni una guerra internazionale in suolo spagnolo, in territorio spagnolo. La Repubblica si è frammentata sin dall'inizio e gli insorti hanno cercato sin dall'inizio di trovare un'unione al potere. Un potere unico, che significa che la zona che è insorta dopo una giunta di difesa di vari militari creata a Burgos, dove sono rappresentati i principali golpisti, Mola nel nord, Franco dall'Africa, dove già c'è un altro generale, era morto in un incidente aereo in Portogallo, subito dopo il colpo di Stato, mentre stava fuggendo verso la Spagna, perché in teoria era quello che avrebbe dovuto presiedere, stava andando in Spagna perché doveva presiedere questo colpo di Stato, però tutta questa giunta di difesa nel settembre del 1936 si costituisce, però si verifica una lotta di potere per avere un comando unico, da cui esce vittorioso. Abbiamo moltissimi esempi, sia cinematografici che storiografici, questa visione del potere, come Franco è arrivato al potere, e quindi Franco è proclamato il generalissimo dell'esercito, capo del governo e dello Stato della Spagna, mentre ancora c'è la guerra. Però in qualche modo quella cosa importante è che si unifica il comando intorno alla figura di Franco, e questa unificazione del comando intorno a Franco si consoliderà durante tutta la guerra. E quindi chiaramente quando nel 39 finisce la guerra, le truppe franchiste sono quelle che di fatto conquistano il potere. Fino a quando Franco si costituisce come unico capo, io credo che sia più rigoroso parlare di una Spagna controllata da militari insorti. La repressione e la violenza che si verifica all'inizio fino all'ottobre del 36 è fondamentalmente una violenza diretta da militari insorti nelle province, nelle varie città, e appoggiata dai falangisti, dai carlisti e da milizie, anche chiaramente milizie civili armate però dai militari. Questo è il processo con cui che si sviluppa e che arriva alla Spagna di Franco. È un processo che all'inizio è abbastanza frammentato, ma a partire dall'aprile del 37 si verifica una vera e propria unificazione delle forze politiche, fondamentalmente per l'intervento di Serrano Unier, con una considerevole importanza e influenza del fascismo italiano e del nazismo tedesco, e che chiaramente provoca praticamente una fascistizzazione
della giunta controllata dai militari insorti e da Franco e delle istituzioni politiche, come nella forma di agire nelle istituzioni, con una presenza importantissima della Chiesa. Non è solo un processo di fascistazione civile, ma le due istituzioni, quella ecclesiastica e quella militare, continuano a mantenere, come dicevo, un ruolo molto importante. Quanto Franco e le truppe di Franco, il 1° aprile, quando finisce la guerra, nessuno mette in discussione la figura del caudillo, sulla cui persona è già iniziato un processo anche di ideologia. Da luglio del 1936 fino al 1° aprile del 1939, Quiroga fu sostituito da Giral, come dicevo. Giral domina il governo solo con repubblicani fino al 4 settembre del 1936. Quindi tutta questa prima parte, la violenza dei comitati rivoluzionari, dei gruppi rivoluzionari, che emerge a Barcellona, Madrid e in altre città, in questo preciso momento tutto questo processo è presieduto non da socialisti o da repubblicani, ma da un governo repubblicano che è il governo di Giral. E si rendono conto, fra le altre cose, che non rappresentano più questa base sociale così ampia e rivoluzionaria che ha aperto la sconfitta e il crollo degli apparati dello Stato, e che hanno bisogno di far entrare le forze che rappresentano meglio questi gruppi sociali che sono armati con le milizie e che appoggiano l'esercito che invece non ha appoggiato l'insurrezione. E la persona, Largo Caballero è in quel momento il principale dirigente del socialismo, del partito della UGT, la Unione Generale dei Trabajadores, l'Unione Generale del Lavoro. Largo Caballero, allontanato dal potere per un patto con Azaña e poi con le elezioni del 1933, pensò che non sarebbe mai tornato, no, aveva pensato che non sarebbe mai tornato il Partito Socialista. Però nel settembre del 1936 Largo Caballero forma un governo con repubblicani, un governo con le forze sociali che erano rappresentate dal basso, entrano per la prima volta nella storia dell'Europa non sovietica, quindi dell'Europa occidentale, centrale, dell'Est, entrano per la prima volta al governo due ministri comunisti, e il 4 novembre, sempre con Caballero che presenta il governo, c'è una notizia che è straordinaria in qualche modo, perché quattro persone che rappresentano che avevano sempre difeso l'antipolitica, entrano nel governo. E da questo punto di vista, dal settembre del 1936 fino al maggio del 1937, l'uomo forte del governo è Largo Caballero, che cerca di portare avanti un processo di centralizzazione, in qualche modo ci riesce, e anche un processo controllato anche dalla CNT, per frenare il processo rivoluzionario dal basso. Questo è molto importante. Allo stesso modo cercano di frenare, si vede molto chiaramente nelle ricerche sulla violenza, gli assassini e le uccisioni di massa che si erano verificate all'inizio del colpo di Stato da parte di coloro che si erano opposti al golpe. Nel maggio del 1937, alcuni eventi importanti in Barcellona provocati da un settore radicale della CNT che non vuole questa disciplina e questo ordine di stare nel governo per critiche correlate con le crisi di sussistenza nella popolazione della Catalogna, c'era chiaramente una popolazione che si stava già scappando, andando verso altre parti della Spagna. Quindi, dopo questo successo del maggio del 37, Azaña, che ha già cominciato a dubitare che la guerra civile si potesse vincere, visto che non c'era l'appoggio delle potenze democratiche, al contrario dell'altra fazione. E veramente la cosa importante è poter, diciamo, concordare con le altre
con le altre democrazie la possibilità di avere, di arrivare a un accordo. Negrin sarà il rappresentante del terzo capo, sarà il terzo capo di governo fino alla fine della guerra, terzo capo di governo della Repubblica, un processo in cui la rivoluzione è già congelata, scompaiono i grandi movimenti rivoluzionari che sorgono dal basso. Il controllo della rivoluzione a Barcellona, sparisce il consiglio della parte orientale dell'Aragona controllata dai repubblicani, che era stato in governo anarchico, controllato da anarchici, con un processo significativo di collettivizzazione di rivoluzione. E tutto questo è controllato nel momento in cui Negrin arriva e si consolida al potere. Negrin cerca di trattare con tutti i mezzi, la Repubblica cerca di farlo con tutti i mezzi per poter arrivare a un appoggio internazionale. Non ci sono grandi momenti in cui si può vedere che questo succederà. E nel settembre del 38, quando con il patto di Monaco Hitler e Mussolini impongono le loro condizioni a Chamberlain e ad altri, e si cede una parte della Cecoslovacchia, Negrin e la Repubblica si rendono conto che anche la fine della Repubblica Spagnola sono gli ultimi in quel momento. Chiaramente c'è la battaglia dell'Ebro, la battaglia più importante della guerra civile spagnola, e poco dopo le truppe di Franco entrano a Madrid e la guerra civile finisce in quel momento. Voglio stabilire adesso 8-9 cose che io credo, osservazioni che io credo che devono essere molto chiare. La prima cosa, questo processo di violenza in varie zone ha differenze considerevoli. La prima grande differenza è che la zona repubblicana, se si può vedere con tutte con le carte, all'altezza di febbraio, sì, più o meno febbraio-marzo di 1937, diminuisce, si vede già in alcune zone chiaramente, si diminuisce questo processo di violenza, si cerca di controllare questo processo di violenza. Nelle altre zone, chiaramente la Repubblica non conquista le città, però tutte le volte che si verifica la conquista della città, si verifica lo stesso processo di terrore caldo, terror caliente in spagnolo, di uccisioni senza neanche essere registrati. E quindi c'è una differenza nel numero di violenze che si producono nelle due zone. Stiamo parlando di 55.000 omicidi della zona repubblicana, e invece stiamo ancora ricercando e studiando le migliaia di persone non registrate, scomparse, desaparecidas, di cui non abbiamo ancora conoscenza chiara. E le ricerche in realtà hanno già messo, stanno già parlando di 90.000, 100.000 morti durante la guerra civile nelle zone, diciamo, controllate invece dagli insorti e da Franco. Quindi c'è una differenza fondamentale nelle due violenze. Il secondo elemento, che in realtà il processo di violenza scatenato dai golpisti in nome della civiltà occidentale, in nome della religione, nella zona repubblicana c'è un processo rivoluzionario invece, dove l'anticlericalismo ha un ruolo importante, ma anche chiaramente anche la dissoluzione delle classi dominanti che arrivava al XIX secolo. Io credo che questo bisogna che sia chiaro, perché c'è questa tendenza che tutti hanno ucciso, la guerra civile fu una follia collettiva dove tutti furono colpevoli, nessuna guerra, in realtà nessuna guerra civile succede questo. Questo significa che lo storico deve mettere, non deve chiaramente... Quello che lo storico fa è dare numeri, analisi, interpretazioni, non buoni e cattivi in maniera manichea. E bisogna comprendere anche che nella zona repubblicana, anche se si ha la percezione che non volevano una guerra, che erano stati provocati attraverso un corpo di Stato. Quindi Azaña si stanca di ripeterlo, e questa è la maniera di cercare aiuto a livello internazionale. Sorpresi da un colpo di Stato, abbiamo bisogno di consolidare la democrazia e perciò abbiamo bisogno di non essere sconfitti dalle truppe franchiste. Quindi questo aspetto che non erano stati loro, ma avevano subito il colpo. Quindi c'è una tendenza politica o mediatica nelle reti, per esempio attualmente, che dice che in realtà la
Repubblica era caduta nella sfera sovietica, se no, se appunto se non avesse vinto Franco sarebbe stato ancora peggio. E che l'unica maniera, a volte in rete, in internet si dice questo, e in realtà è chiaramente nessuno a partire dal 1945 avrebbe permesso una nazione comunista. Se ci fosse stato un trionfo repubblicano in Spagna, chiaramente con l'invasione della penisola iberica. E un altro terzo punto importante che mi piacerebbe sottolineare è che Franco ha vinto la guerra perché aveva un esercito meglio preparato, aveva un'unità maggiore, e chiaramente grazie all'appoggio armato nazifascista chiaramente ha potuto sempre vincere. Le fonti mostrano chiaramente che senza l'appoggio nazista e fascista la causa di Franco non sarebbe arrivato a quello che è arrivato nel 39, ad aprile del 39. Chiaramente ci sono dubbi sull'incapacità dell'esercito repubblicano, soprattutto sulla disunione, su tutto quel processo di violenza dal basso rispetto alla Chiesa e al clero, però è chiarissimo che in quell'Europa dal 36 al 39 la cosa straordinaria sarebbe stata che la Repubblica avesse potuto vincere la guerra con quel contesto. Era quella l'aspetto straordinario. Un altro campo che voglio aprire qui è che tutto quello che vi sto prospettando chiaramente ha una interiorizzazione da parte delle memorie, delle famiglie, della società spagnola, che noi storici abbiamo messo in discussione con le nostre indagini. E quindi c'è un campo in cui noi storici abbiamo iniziato ricerche, ma da tanti punti di vista. Le memorie sono state molto represse fino a poco tempo fa, e anche gli usi politici e mediatici dei social media, che stanno facendo strage della conoscenza di questo mondo. Questo perché voglio dire quello che io voglio dire, che offro e cerco di offrire alla gente, che ci sono tanti libri, ci sono tante modalità di accesso, alcune sono anche molto semplici, alcune sono veramente semplici, sia di accesso alla lettura, alla conoscenza, anche di tutti i memoriali, di tutto anche quelle della propria famiglia o di gruppi, collettive, come vogliamo chiamarle, quindi tutte le sfere di influenza, di tutti i lasciti che ci sono arrivati, e chiaramente cercando di mettere in discussione il comportamento politico e l'uso politico che in questo momento si sta facendo, e chiaramente anche nei mezzi di comunicazione, nelle reti sociali. E voglio aprire un ultimo punto importante, secondo me, che vale la pena approfondire, e chiudo rispettando il tempo che mi era stato dato. Un punto importante: io ho sempre difeso che senza l'insegnamento, senza la istruzione, non c'è la storia. La storia non è qualcosa che noi storici costruiamo con i nostri libri, ma deve avere un impatto fondamentale nell'insegnamento e nell'istruzione. So che moltissimi professori della scuola secondaria, per esempio, anche oggi, hanno difeso per molto tempo la conoscenza rigorosa del XX secolo spagnolo, hanno cercato di portarlo nelle loro classi. So però che ci sono stati tanti ostacoli per queste conoscenze storiche, perché questo secolo XX arrivasse veramente ai ragazzi, alle classi, e non solo attraverso manuali o libri, senza adattare chiaramente, e molte volte per esempio con problemi, ostacoli, e fra i quali il fatto famosissimo per molti che il XX secolo si studia sempre alla fine, e si studia alla fine del liceo, della scuola superiore, e si presentano attività con un programma molto lungo. Praticamente possiamo dire che il XX secolo è l'invitato finale, quello che arriva alla fine prima di arrivare all'esame finale. E
Io so che le ricerche storiche in questo momento sono sempre messe in discussione da persone che credono che noi storici fanno tutto quello che fanno gli altri, che, cioè dire la nostra opinione, che siamo di destra, di sinistra e che noi praticamente diciamo quello che crediamo noi. Rispetto a questo, a queste cose, a questo approccio, io dico sempre che gli storici che hanno come marchio di identità il rigore scientifico e ricerca, dobbiamo adempiere e adempiamo a due principi. Mai smettiamo di dire le cose che la gente non vuole ricordare, il passato occulto, mai adattiamo il passato che troviamo a quello che noi pensiamo nel presente. Detto con altre parole, che quando dobbiamo cambiare le nostre percezioni, le nostre tesi, i nostri argomenti, perché le fonti, le ricerche di altri colleghi ci dimostrano il contrario, il vero intellettuale deve cedere. Chiaramente le ricerche storiche sempre sono un processo continuo di apprendimento, di ricerca, di diffusione, però è al di là di scrivere libri, di essere professori, noi abbiamo bisogno di comunicare anche nei mezzi di comunicazione, nella radio, in televisione, entrare nella battaglia, non entrare nel fango, ma apparire, comunicare a pubblici più ampi, quello che noi stiamo ricercando, quello che noi stiamo studiando, spesso in solitudine. A volte sì, facciamo lezioni all'università, però sono parlando solo con gli studenti universitari, invece l'importanza di parlare con tanti. Grazie per la vostra attenzione. Anna, non so, chiaramente potete divulgare la biografia che io ho mandato, così possono approfondire. Anna, grazie a te adesso. Grazie. Giovanna ha già inviato a tutti quelli che si sono iscritti alla conferenza la bibliografia che tu ci hai mandato. Grazie. Io non so, Giulia, se hai la bibliografia la puoi anche caricare nella chat, così, ecco, se ce l'hai, se hai la possibilità, Giulia, così è anche più pratico, così è immediata. Adesso lo faccio, dice Giulia. Mi piacerebbe che, se certo qualcuno vuole fare qualche domanda, la deve fare via chat. Voglio però innanzitutto ringraziare Julian per questo illuminante percorso di come siamo arrivati in Spagna a questo conflitto armato, a questa guerra civile, ma soprattutto voglio congratularmi per la sua introduzione metodologica della scienza storica, del rigore con cui lavora. All'inizio l'ha detto e lo ha in qualche modo puntellato, per così dire, alla fine. Tutto il lavoro di Julian e il suo approccio, la sua maniera di raccontare, di farci conoscere il conflitto e la nostra storia più recente, evidentemente, chiaramente denota che dietro c'è un grande lavoro, c'è un rigore storico, un rigore scientifico, e io veramente mi congratulo con questa modalità di fare storia, perché la storia con la S maiuscola, perché la storia è una conoscenza scientifica, è tutto il processo per arrivare ad offrire queste interpretazioni e soprattutto questa prospettiva che e ci offre Julian, dove il conflitto in Spagna non è solo della Spagna, questa internazionalizzazione del conflitto, questa numerose prospettive, punti di vista che in qualche punti di vista che in qualche modo conformano l'approccio alla conoscenza di un fatto storico, che chiaramente non si nutre solo di interpretazioni di altri che hanno studiato, ma che in qualche modo confluiscono in nuove interpretazioni che in qualche modo si solidificano e si basano, si insediano su questo rigore, su questa metodologia così scientifica. È una lezione metodologica non solo per la storia contemporanea, ma io credo per la storia in generale, la storia antica, medievale. Il rigore storico necessario che dobbiamo avere per conoscere il passato. Qualcuno fa domande in chat? Vediamo un pochino.
molti messaggi di ringraziamento. Giulia ha messo in chat la bibliografia. C'è una domanda di Hector, la Costituzione del se lo Stato ha proibito l'insegnamento agli ordini religiosi, a che cosa è stata, a cosa pensi? Questo è un tema fondamentale per capire l'insegnamento, le leggi della Repubblica sull'insegnamento, il ruolo della Chiesa Cattolica, la mobilitazione cattolica, la guerra civile, la violenza e poi l'appoggio della Chiesa al franchismo, anche se a partire verso la fine. Chiaramente anche la Chiesa dagli anni 60 ha avuto chiaramente una dissidenza, anche per esempio di sacerdoti operai. Però questo è un tema importantissimo. Bisogna chiarire un aspetto, Quello che fece quello che ha fatto la Costituzione è stata sviluppare una separazione fra Chiesa e Stato, e poi attraverso alcune leggi che chiaramente emanate da questa Costituzione, dal mandato costituzionale, che sono arrivati a una legge della confessione religiosa in cui veniva proibito l'insegnamento della l'insegnamento religioso. Soprattutto nei centri di scuola secondaria. È un dibattito profondo perché l'uscita delle confessioni religiose non fu sviluppata in realtà, perché si parla, è una legge del 33, nel novembre del 33 ha vinto il Partito Radicale, poi c'è stato un governo del Partito Radicale, poi hanno bloccato poi questa legge di confessione e congregazioni religiose. E quindi quello che voglio chiarire è che tutte le leggi repubblicane furono minacciose in teoria e molto meno nella pratica, perché di fatto la maggior parte non furono sviluppate, perché furono bloccate, c'erano gli strumenti per bloccarle, quindi in teoria era una vera minaccia, nella pratica no. Ma sono rimaste sempre nella memoria, e l'attacco fondamentale è che la Repubblica aveva in qualche modo attaccato la Chiesa, le congregazioni, e che un po' è rimasto come un filo conduttore, che quasi come se fosse un anticlericalismo, in realtà esisteva un anticlericalismo violento. In realtà fu scatenato dal colpo di Stato, un colpo di Stato che apre, come dicevo, processi armati e consegna armi a persone che non l'avrebbero mai dovute avere. Quindi un processo di ordine costituzionale, all'interno di un processo di ordine costituzionale. Il peso del franchismo quando finì, quando la morte di Franco chiaramente fa finire la dittatura, il peso del franchismo della Chiesa Cattolica chiaramente non era quello del 1939, ma la Chiesa Cattolica aveva aderito a quei privilegi, aveva ottenuto i privilegi più importanti della storia della Spagna contemporanea attraverso la dittatura di Franco, grazie alla dittatura di Franco, di fatto il monopolio dell'insegnamento. Soprattutto non tanto nella primaria, ma nei centri di educazione secondaria. Io lo dico sempre agli stranieri, per capire. Io vengo da una città che di circa Saragozza aveva circa 500.000 di abitanti negli anni 70, è arrivata a circa 500.000, e quando io ho studiato la secondaria, e quando si fa pure il corso di orientamento universitario dopo la fine del liceo per entrare in università, in una città come Saragozza, io che ho finito la scuola secondaria nel 74, io mai ho studiato, non ho mai potuto studiare in scuole dove ci fosse una coeducazione, perché chiaramente il franchismo ha soppresso la cosiddetta coeducazione. In alcuni istituti di piccole città rurali c'è potuta essere una sorta di coeducazione sin dagli anni 60, però a Saragozza c'era un istituto per maschi e un altro per ragazze e uno misto. E tutto quello che c'era in una città come Saragozza, come Saragozza, e il resto delle scuole erano tutte private, gestite da, che ne so, non so, scuole francesi, tedesche, gestite da privati.
dal 78 con la Costituzione spagnola, in qualche modo non si vuole ripetere questo processo, non vuole ripetere questo processo di far fare una legge per limitare l'insegnamento dei religiosi in maniera brusca sin dall'inizio, in un paese in cui non era possibile di fatto sostituire rapidamente, perché chiaramente quando parliamo delle scuole, delle leggi, dell'istituzione della Repubblica, era un processo a lungo termine per poter costituire una società democratica e egualitaria. La Costituzione spagnola del 78 chiaramente non può in qualche modo mettere in pratica quella del 31, sì. Probabilmente nei primi momenti è un bisogno, però io credo che poi avrebbero potuto correggere, per esempio con i governi di Felipe González, per esempio, e neanche quelli dopo Felipe González. È chiaro che nel momento in cui c'è un insegnamento concertato, gratuito, come quella pubblica, ma che inizia ad avere dei privilegi che non ha la pubblica, migliori finanziamenti che molte volte la pubblica, le scuole pubbliche non hanno, e quando arrivano gli immigrati non si rispettano le norme di integrazione, e molti collegi, scuole pubbliche, chiaramente di fatto diventano scuole, quelli che noi chiamiamo colegios, scuole di integrazione degli immigrati, forse questo avrebbe potuto cambiare. A parte l'aspetto del 78 che non tratterò nella terza conferenza, voglio dire tutto questo, che la legge di confessione e congregazione religiose del 31 non chiaramente fu messa in pratica, e questo chiaramente ha costituito e ha fatto sì che considerasse questa elite della Chiesa e questa monopolio della Chiesa, e molti credevano che la Costituzione avrebbe in qualche modo dato cultura a queste classi più marginali o più povere, e l'unica cosa era appunto costruire scuole pubbliche e limitare il potere dell'insegnamento religioso. A partire del 39, a parte la repressione e tutto il resto, una delle cose della dittatura di Franco chiarissime è stata quella di concedere, cambiare tutto ciò e concedere alla Chiesa il privilegio quasi monopolistico ed esclusivo dell'educazione e dei mezzi di comunicazione, della cultura, della radio e tutti i tipi di diffusione, al di là del pulpito e della propaganda religiosa vera e propria. Io credo che un poco questo è stato il processo da cui si può capire il grande dibattito che poi c'è stato. La zona repubblicana, l'anticleralismo è fondamentale chiaramente, ma nella zona controllata da Franco, la distruzione di tutte le persone coinvolte con il processo dell'educazione, della diffusione dell'educazione, iniziando dai maestri, dai professori dell'università, del liceo, tutti quanti, chiaramente più professori la distruzione di queste persone, l'uccisione di queste persone, l'epurazione, l'esclusione attraverso l'epurazione, ha rappresentato un elemento fondamentale sia nella guerra che nel post-guerra. Di fatto dal 39 in poi si apre una vera e propria epurazione dei maestri e di coloro che in qualche modo portavano avanti l'educazione che non era appunto religiosa. Giuliano, c'è un'altra domanda, perché abbiamo sforato moltissimo. C'è una domanda sulla repressione delle donne in una guerra civile. Chiaramente potremmo aprire un altro ciclo di conferenze. Una domanda, anche fare una comparazione fra il colpo di Stato spagnolo e i colpi di Stato dell'America Latina, perché effettivamente questa domanda forse l'abbiamo trattata nel ciclo precedente, che abbiamo fatto l'anno passato. Questo paragone fra i golpes europeo e quelli latinoamericani. E poi c'è una domanda su un libro di Stanley Payne su Franco, in cui Stefania Porcari, non so
del nome della persona che ha fatto la domanda, ci chiede, le dà la sensazione che la gente di Stanley Payne, che la gente in generale, il popolo fosse un po' scontento perché c'era una sorta di conformismo con Franco, e chiede se è solo una lettura dell'autore o era un atteggiamento passivo del popolo spagnolo. E poi un'altra domanda che fa riferimento a come si può manipolare la storia, come si può manipolare la storia, quanto è difficile capire, perché i tempi che stiamo vivendo possono manipolare la storia. Due minuti, la domanda su Payne e Franco, lo risponderò a questa domanda quando farò la conferenza sulla dittatura di Franco. E una delle grandi, dei grandi assi della dittatura di Franco sono, è un riduzionismo pensare che sono solo gli oligarchi e le eliti, i militari e i potenti che stanno appoggiando a Franco, ma ne parleremo. La violenza sessuale, io credo che è un tema che non ho affrontato a fondo, che negli ultimi anni ci sono state molte ricerche su questo aspetto. C'è una differenza chiarissima di morti di donne assassinate sia nella zona repubblicana, che sono pochissime, paragonate alle donne assassinate invece nelle zone franchiste, che fondamentalmente hanno ovviamente caratteristico perché si sono coinvolte, hanno osato sfidare l'ordine costituito, sono familiari di persone e quindi per rappresaglia. E sono molte delle donne assassinate dagli insorti e dai franchisti nella guerra civile, non sto parlando di dopo, sono anche sorelle, figlie o madri di persone che sono state a loro volta assassinate per la loro militanza anarchica, comunista o repubblicana. C'è una simbologia chiaramente molto chiara, gli stupri, rapare la testa. Io credo che Anna potrebbe essere interessante organizzare delle conferenze su tutte le ricerche che ci sono state negli ultimi anni sulla violenza sessuale. E poi, com'è possibile la manipolazione? Io credo che, e l'ho detto molte volte, da un lato perché si è tardato molto di introdurre un insegnamento rigoroso nei libri di testo, e c'è una parte importante di responsabilità degli storici. A volte non siamo stati capaci di trasmettere con precisione le nostre ricerche dirette che sono sempre state un po' rivolte a gruppi limitati, educati, colti. Non siamo stati capaci di ampliare la comunicazione a persone che tuttavia, leggono libri di giornalisti, di falsi storici, di persone che fanno propaganda e che si distribuiscono più facilmente. Quindi c'è un elemento importante. E il secondo elemento, perché io credo che tutta l'Europa, a partire dal fine del secolo XX, ha un dibattito storiografico enorme su quello che è successo nel secolo XX, e chiaramente che sta aumentando, e il rumore politico, il rumore mediatico ha impedito di fatto che la conoscenza possa andare avanti, e molti storici che sanno diffondere molto bene la storia attraverso i loro scritti non stanno partecipando a questa diffusione pubblica attraverso i social media o i mezzi di comunicazione, quindi le voci che si ascoltano sono altre, e questo è un elemento importante, e anche perché io credo e nel momento di rivitalizzazione dell'ultradestra in tutti i paesi, il ritorno della menzogna, della propaganda. Il Partito Popolare non partecipa perché è un partito democratico, però sta sempre là. Non si deve guardare al passato, dobbiamo guardare verso il futuro, non basta coi morti. Ce li abbiamo e ancora adesso si trovano nelle cunette al lato delle strade i morti. E si alimenta questo topos che la guerra è stata una follia collettiva, che il franchismo è stata una specie di bisogno, di necessità, perché la Spagna non sapeva fare altro, e che poi in realtà Franco ha modernizzato la Spagna e ha preparato la transizione. Vox, il Partito Popolare, lo sta già dicendo, questo lo già sta facendo questo discorso, ed è un discorso totalmente radicato nella storiografia. E questo è la fine, diciamo, il punto finale. Ecco, chiudo qua.
Ana, están preguntando si vais a colgar la conferencia. Sì, sì, sì. Stanno chiedendo, sì. Sì, ok, io adesso potrò mettere nella mia reti sociali e dal Cervantes passeranno la registrazione della conferenza. Voglio ringraziare tutto il pubblico, dice Anna. Voglio ringraziarvi per la grande partecipazione. In alcuni momenti abbiamo avuto quasi 125 persone connesse e quindi un successo incredibile. Persone che si sarà connessa da moltissimi luoghi, ecco, per ascoltare questo inizio di conferenze. Quindi voglio dare a tutti un augurio di buon 2023 e Julian, grazie, grazie, un grazie speciale a te per la tua conferenza così interessante, per il apporto meraviglioso alla nostra programmazione. E niente, sicuramente continueremo con un futuro ciclo sulla violenza sulla donna, la violenza applicata alla repressione. Grazie, grazie a tutti, davvero, grazie. Ci vediamo quindi il 15 febbraio con la dittatura di Franco. Voglio ringraziare tutti, anche io, e voglio ringraziare davvero tutte le persone che si sono connesse. È molto gratificante per me vedere come c'è tantissima gente che effettivamente è interessata in queste conferenze, da tanti posti. Questo significa veramente che stiamo in qualche modo collegando l'insegnamento, l'educazione, in qualche modo stiamo veramente combattendo contro l'ignoranza. Buonasera a tutti, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, adios, un bacio a tutti, grazie.